Vabbè, oggi possiamo, cioè, chiacchieriamo un po' dei film, però non solo delle uscite di ieri, del 29 ottobre, ma anche un piccolo sguardo almeno a quelle principali del 22, perché eravamo tutti presi dal Festival di Roma e quindi non siamo riusciti a collegarci prima. Crimson Peak di Guglielmo del Toro. Ecco, vedo già delle facce perplesse che non promettono niente di buono. E appunto, vabbè, questo è il nuovo film nel cast. Vediamo Jessica Chastain, Tom Hiddleston e Mia Wasikowska, cioè, scusate la pronuncia che è tutto dire. Ed è praticamente questa storia ambientata nell'Inghilterra del XIX secolo, abbastanza spettrale e dark dai toni, insomma, anche della fotografia. E, cioè, ovviamente, mia. Nel 1901 in realtà scopro adesso sui video, quindi siamo appena rientrati nel ventesimo, dai. Mia Wasikowska è probabilmente una giovane ereditiera, insomma, che è aspirante scrittrice, che rimane da sola, insomma, prima di muore il padre, poi la madre, una cosa così, e quindi si avvicina subito al primo, diciamo, il primo che incontra, proprio E chi detto. incontra? Chi incontra? Indovina, indovina, tra Scommetto che non è un bruttone. i tre. Sì, uno passava di là, insomma, questo Tom Hiddleston, Ah, ecco. tutto elegante, sai, sempre impeccabile, questi completi, questi costumi d'altri tempi, e ovviamente lei non si fa pregare troppo e si sposa subito con questo rampollo così. E quindi lui la porta in questa magione, in questo castello un po' appunto gotico, che è il Crimson Peak, cioè la location, il Crimson Peak che dà il titolo al film. Ed è questa casa comunque un po' abbandonata a se stessa, che lui divide con la sorella, appunto, che è Jessica Chastain, e tra i due, praticamente dopo un po' che lei comincia, cioè che Mia Wasikowska, appunto, inizia a abitare con loro, innanzitutto ci sono strane presenze, appunto, che aleggiano nelle varie stanze di questo castello, e poi c'è questo rapporto un po' ambiguo tra questi due fratelli. Vabbè, vedo Giordano che No, ci. lo sai, no, dicevo, lo sai che come lo racconti tu? Sembra bello il film. Cioè, a sentirlo che lo Penso. racconti, no? Dico, quasi quasi vado al cinema, lo vado a vedere. Il Vedi, problema è che già l'ho avevo. visto, capito? È quello che. Vabbè, però non dico il finale, vai, sono brava. No, 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 ma non era per vabbè, quello, era proprio perché la trama, cioè, raccontata così, la trama è bella. diciamo che a me, infatti, mi è dispiaciuto poi non averlo apprezzato, perché la Non è veste. colpa tua, però, Letizia, Lo diciamo. so, infatti, però dell'estetica, la veste grafica, già che passeggiando per la città di Roma, già i manifesti, insomma, ero proprio gasata, non vedevo l'ora di vederlo. E quindi invece purtroppo rimane solo, cioè, un Del Toro che appunto, rispetto al bellissimo Labirinto del Fauno, è proprio Si è un'altra. fatto prendere per le corna stavolta del Sì, Toro, no, dai. L'estetica c'è. Il infatti a me proprio mi è piaciuto appunto. contenuto E basta. Cioè, si può vedere, cioè, vedetevi le foto e non il film. No, dai, esagerati su adesso. Ma che esagerati, stai, dai. Mo' perché vorrei di cappa e forza, io te conosco a te. Nel posto da cui provengo, i fantasmi non vanno presi alla leggera. Capisco la tua attrazione per gli Sharp. Edith, lei è mia sorella, ma procedi con cautela. Sento che esiste un forte legame tra il tuo cuore e il mio. No, secondo me allora sicuramente ha del, come dire, un potenziale non sfruttato del tutto, nel senso che sia l'aspetto forse più orrorifico non funziona benissimo. Penso il problema principale è che è una storia, riprende una classica storia, una classica ghost story a tinte gotiche, senza introdurre poi delle vere sorprese o dei veri colpi di scena durante la narrazione, quindi per lo spettatore un po' più smaliziato, comunque che ha già visto film di questo genere, risulta un senso di déjà vu, non c'è un. Penso anche per voi sia stato un po' lo stesso, non c'è quel momento di scarto, quel momento di grande sorpresa, mentre a livello narrativo, Ma neanche insomma, rimane tensione. abbastanza.
neanche tensione, cioè... No, no, nel senso che... Non è un horror vero e proprio, però in realtà, secondo me la questione è questa, che Del Toro ha voluto ispirarsi un po' appunto ai classici proprio del gotico, della narrativa gotica, quindi andando a riprendere veramente i romanzi del Settecento, dell'Ottocento, e poi ha fatto anche questo grande omaggio a Hitchcock, perché il film in realtà, senza svelare troppo dettagli, però in pratica è una rivisitazione, riprende tantissimi elementi, soprattutto a livello narrativo, di personaggi, di Rebecca, la prima moglie, Notorious, sono proprio i due modelli di riferimento assoluti. Secondo me lui ha voluto fare un film molto classico, non teso necessariamente a creare momenti di grande spavento, ma realizzare quasi una ghost story come se ne facevano nel cinema degli anni 40 e 50, quindi con quello, anche quello spirito un po'... non dico ingenuo, però insomma così molto classico che contraddistingue da certi film dell'epoca, aggiungendo quel in più, come surplus, quell'elemento visivo estremamente suggestivo e alcune notazioni che a volte funzionano un po' meno, forse nel finale, per dire, è un po' troppo caricato e lì quindi non arriva come, non ha l'impatto che avrebbe dovuto avere. Però secondo me ha molte intuizioni affascinanti sia nella costruzione delle atmosfere sia anche nel disegno dei personaggi, più nello sviluppo dei personaggi veri e propri, però i personaggi stessi, il fatto che rappresentano un po' degli archetipi, perché però hanno un tocco di modernità, sia la quasi cosca, appunto questa classica ragazza ingenua, in pericolo, che però anche un po' più consapevole rispetto alle eroine dei vecchi film gotici, ha questa anche ambizioni da scrittrice. Il personaggio della Chastain è molto, secondo me, affascinante, perché riprende un po', da un certo punto di vista, riprende quell'immagine della signora Danvers di Rebecca, quindi questa presenza inquietante, così un po' opprimente, ingombrante verso la protagonista, però è un personaggio che si carica anche di altre sfumature, risulta ambiguo in maniera efficace. Secondo me è un film che comunque ha diversi motivi di interesse, diversi pregi, per chi è appassionato al genere, chi ama il gotico, chi ama i vecchi film di Hitchcock, secondo me invece può essere una visione molto piacevole. Bisogna abbassare le aspettative, perché comunque, ripeto, aveva un grande potenziale ed è sfruttato. Se non funziona, non c'è poi una consapevolezza vera e profonda dell'operazione che si sta compiendo. Però io sono rimasto affascinato, soprattutto nella prima parte del film, insomma nei primi due terzi del film, sono rimasto molto affascinato dalle atmosfere, dalla costruzione dell'intrigo, pur sapendo, insomma conosciamo tutti più o meno le caratteristiche di questo genere, quindi pur sapendo come si sarebbe sviluppato, e poi in effetti dal punto di vista della sceneggiatura Del Toro non ci sorprende, insomma non ci riserva colpi di scena veri e propri. Sono segreti ovunque. Thomas! È morto qualcuno in questa casa. Sei qui con me. Dammi un segno. Delle morti strane. Violente. Ma forse la penso un po' più come Letizia, nel senso che se The Walk è proprio il film... Cioè, no, anzi, no, come The Walk è il film perfetto per Robert Zemeckis, questo qui appunto altrettanto per Guillermo del Toro, nel senso che dopo i robottoni di Pacific Rim alla fine ritorna allo stile, al genere che l'ha lanciato, perché lui ha sempre avuto una propensione per i film horror, per delle tematiche anche nei film come film più action, magari come El Boy, ha sempre inserito degli elementi un po' horror. Quindi questo ritorno al genere che lo lanciava, insomma, era molto atteso, c'era tanta aspettativa, poi un cast eccezionale, solo che, come hanno anche già anticipato Giordano, Letizia e Stefano, il problema è la sceneggiatura, nel senso che Del Toro è un bravissimo regista, ma non si può dire lo stesso della sua qualità di sceneggiatore, perché il film è praticamente costruito sul nulla, nel senso la storia è la classica storia di questa ghost story ambientata in questa specie di maniera molto inquietante, un po' decadente, tutto quanto, che però non ha sviluppi. Vediamo tanti elementi inseriti un po' a caso che però non convergono verso un finale o verso qualcosa che possa giustificare, ecco, la storia.
Quindi il film l'ho trovato molto bello visivamente, perché lui si rifà sempre molto anche ai quadri, cioè si vede comunque che ha una conoscenza artistica molto elevata, sì, nel Labirinto del Fauno si era rifatto a Goya e tutto quanto, qua comunque si vede questa influenza un po' pittorica. Soprattutto la cosa che mi è piaciuta molto è l'utilizzo della profondità, nel senso, nel film, praticamente vediamo i protagonisti, ma riusciamo anche a vedere senza il 3D tutta quanta la profondità della scena, perché è curata nei minimi dettagli. Quindi dal punto di vista stilistico è promosso il film, però manca di sostanza e purtroppo non basta, insomma, l'estetica per fare un film, ecco. Sai qual è il mio vero problema? Due lettere. RL. Real life, vita reale. Non so se tu l'hai visto, sempre, appunto, è uscito sempre il 22 ottobre. Game Therapy. Un nome, una garanzia. Guarda, quel giorno ci ho avuto tutte le disgrazie possibili che non mi hanno fatto arrivare alla sala, perché ero veramente... Stai rimpiangendo. Deseroso di vederlo. Infatti c'era Carlo che è riuscito a vederlo, perché me l'ha detto, e l'ho invidiato tutto il giorno. Insomma, cioè, spari proprio così, Letizia, Game Therapy, cioè in questo momento proprio l'avevo quasi rimosso. È un colpo di scena, Sì. Allora, che dire di Game Therapy? In realtà è, credo... Elena, non fare facce, strane. Infatti non sai se mi potrebbe anche essermi piaciuto, quindi non lo sai, insomma, io non vi dico nulla fino a adesso. No, a parte tutto, diciamo che è stato forse il fenomeno, è un po' triste dirlo, però purtroppo è così, il fenomeno di questa edizione della Festa del Cinema di Roma, nel senso che è stato l'unico film che ha veramente attirato masse e masse e masse di persone. Quindi riflettiamo, questa era una piccola parentesi. C'erano ste masse. Fermiamoci un attimo. Sì, questa era una piccola introduzione per poi parlare effettivamente del film, che è la storia di questi due ragazzi che passano troppo tempo a giocare con i videogame e quindi scoprono una specie di stanza segreta che permette loro appunto di entrare dentro i videogame, quindi di simulare dal vivo, insomma, i giochi che tutti conosciamo come Assassin's Creed, Uncharted, e di viverli in prima persona, solamente che vivendoli praticamente si accorgono poi dell'importanza della vita vera. Questa è un po' la storia, che poi ha pure alla base un discorso poi non così stupido, perché alla fine è vero, perché comunque coinvolge tanto le generazioni dei ragazzi che passano centinaia di ore al mese a giocare alla PlayStation piuttosto che magari uscire, un po' scontata come morale, però ci sta. Il problema è non tanto il film, perché secondo me la confezione del film non è poi così pessima. Il problema sono i due protagonisti, che in particolar modo uno, Federico Clapis, che ha un po' un umorismo un po' alla Jerry Calà degli anni 80. Che oggi è qui con noi, Carlo, salutalo. No, no, beh, insomma, c'è un po' un umorismo un po', ecco, non capisco perché piace. Un po' greve. E poi... Diciamo sì, insomma, c'è questo umorismo, questo humor che non, almeno a me personalmente non fa ridere, quindi già... Poi i due protagonisti non sono due attori, quindi la recitazione è molto forzata, è molto stereotipata, e poi vediamo questi protagonisti, ecco, interpretare proprio giochi tipo Tomb Raider, quindi immaginatevi un film italiano che si mette a rifare praticamente incredibili scene di inseguimenti, azioni, sparatorie, serpenti, tutto. Immaginate. L'effetto è un po' quello di un po' un cinepanettone. Però devo dire che da amante del trash, ecco, devo spiegare una faccia a favore, da amante del trash può essere visto per... magari con la giusta compagnia, per riderci sopra, ecco, questo sì, nel senso, più di questo non si può chiedere a Game Therapy. Ma la compagnia può essere alcol anche, Carlo? No, ma guarda, non ti posso assicurare che basta quello che vedere il film, non c'è bisogno di altro. È già inebriante. Hai detto abbastanza, secondo me. Esce del 22
chiudiamo in bellezza con questo. Che, no, ma... hai Blu-ray? Cioè? Ah, no, non c'è. No, no, è il libro che non so se. È... Ah, hanno fatto pure l'esame? Io che amo solo te. Io che amo solo te. No. Ma è il libro tratto dal film o è il film tratto dal libro? È il libro che non so, forse c'è, perché pensavo di usarlo come regalo di Natale per qualcuno, perché tanto guarda, c'è un tavolo che balla a casa. C'è un tavolo che balla a casa. Domani mi sposo! Dubbi? No, che dubbi? Tutto a posto? Tutto a posto. A me sembra che c'è più di un dubbio. Lui è come il pane, sa da fare una cosa, papà, vero? L'importante è che ci sia l'amore, ecco. C'è un matrimonio, c'è l'amore. Damiano, sta l'amore o non sta? È il libro di Luca Bianchini, che è ispirato al film in teoria di, diretto invece da Marco Ponti. Quindi è il libro che è tratto dal film? No, è il film che è tratto dal libro. Stai attento però, queste cose sto confondendo le persone a casa, secondo me. Ed è, va bene, in fondo... Comunque in fondo, c'è un libro, ecco, sappiate. In fondo, più che un film, più che un libro, è stata una scusa per ricongiungere sullo schermo Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio, che, vabbè, a parte la serie TV di 300 anni fa, insomma, era compagni di scuola, poi Ho voglia di te, che era appunto il secondo film di quello stupendo Tre metri sopra il cielo. Compagnia, insomma, sono tornati sul grande schermo, si definiscono sempre grandissimi amici, così poi vai a sapere se c'è qualcosa dietro, insomma, secondo me i rispettivi partner, qualcosa negli anni, insomma, c'è stato di tenero, ma, però... Ho telefonato la Colina, ma si vuole... C'era una richiesta di partecipazione adesso alla conversazione, però l'ho ignorata completamente, quindi non so. Comunque, diciamo che infatti l'alchimia tra loro due si avverte sempre, sia che insomma in varie occasioni pubbliche, sia qua sullo schermo in occasione di questo film, che secondo me innanzitutto era più, secondo me era una scelta un po' più giusta farlo uscire in periodo estivo, perché è un film che si presta... Ma pure in VHS era una scelta giusta. Vabbè, dai, dai, qualcosina si salva. Comunque è una commedia abbastanza tranquilla, insomma, senza grandi pretese. È uno scollo ardito, fa cornuto il marito. Quanto è simpatica mia suocera. E cosa bisogna fare per farsi aprire? Minchia, la zia Dora. Cioè, loro sono una giovane coppia che è fidanzata, insomma, da tanto tempo, però lui, Riccardo Scamarcio, ovviamente fa la parte del figlio di papà, insomma, il figlio dell'imprenditore di questa Polignano a Mare, che è veramente la location principale di tutto il film. L'interpretazione invece di un certo, un po', diciamo, più di un certo spessore rispetto a loro due, di Michele Placido e Maria Pia Calzone, che sono... mentre loro, appunto, Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti sono una coppia giovane che deve sposarsi e quindi cominciano, insomma, a essere sommersi da una serie di dubbi sul fatto, appunto, del matrimonio, che insomma, se è davvero la cosa giusta da fare, insomma, se sono veramente innamorati, cioè, sai, quei dubbi classici. Amletici. Poi i film italiani, diciamo, ci sguazzano sempre bene su queste tematiche. Invece Michele Placido, appunto, e Maria Pia Calzone sono i rispettivi genitori, cioè lei, cioè la mamma di lei e il padre di lui, che praticamente sono innamorati da anni e anni, però per varie, insomma, cose di paese, conflitti familiari, incomprensioni varie, non hanno passato la vita insieme, ma si sono sposati con persone diverse, però il sentimento è sempre lì. E si risveglia ovviamente quando i rispettivi figli cominciano a organizzare il matrimonio, insomma, devono unire queste due famiglie. Io che amo solo te. Provami ancora. Non rovinare tutto anche tu. Io mi nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarla e onorarla tutti i giorni della tua vita. Della mia gioventù. Diciamo che è una commedia classicissima all'italiana, insomma, con una serie, insomma, di bugie che creano qualche incomprensione, qualche equivoco, che comunque è attraversato sempre da ironia, insomma, di situazioni un po' abbastanza simpatiche e divertenti, solo che
non sono a livello di Belli di papà, di cui adesso tutti siamo curiosi. Che aggancio, lo volevo fare io, grazie. Di sapere, Carlo, invece cosa ne pensi? Perché così il cinema italiano... Professionista! È vero, eh? Ma li hai visti gli stati contro dei ragazzi o no? Chiara, 14.000 euro di estetista. È pelosissima. Direi che sono andato a vedere Belli di papà un po', cioè nel senso così, con aspettative molto molto basse, insomma, tutto chissà, vorrei che questa cosa mi toccherà vedere. E invece, è una commedia. Infatti. Commedia molto carina. Che aspetta questo momento. In realtà è una commedia molto carina, la storia è semplice, parla praticamente di un imprenditore di successo che è interpretato da Patantuono, che ha un solo, diciamo, grande cruccio, che sono questi tre figli che praticamente spendono centinaia di euro, migliaia di euro, anzi in aperitivi, vizi e tutto quanto, e quindi questo padre imprenditore, che è stato comunque un po' assente nella crescita dei figli, si rende conto che per figli, insomma, ha dei un po' i classici bamboccioni che i politici, insomma, dicono tanto della nostra generazione di ragazzi. E quindi adotta uno stratagemma un po' estremo, quello di fingere bancarotta e di costringere i figli a trasferirsi in Puglia, nella loro vecchia casa di famiglia, e di lavorare, insomma, di fare quella cosa che non hanno mai fatto prima, ovvero lavorare e trovare, anzi, più che lavorare, trovare prima di tutto un lavoro e guadagnarsi finalmente, insomma, i soldi che tanto, insomma, disprezzavano o che non apprezzavano abbastanza. Questa è la trama semplicissima. Il film è una commedia molto semplice, in cui si sente molto l'impronta della Colorado Film, e che diverte, ma in modo sobrio, senza nessun tipo di volgarità o insomma classici cliché, insomma, del cinema comico italiano. Abatantuono poi interpreta un personaggio che non ruba mai la scena ai principali protagonisti, che sono i tre attori, di cui avevamo visto solamente sul grande schermo Matilde Jolly, se non sbaglio, nel Capitale Umano di Virzì, e che sono tre attori, diciamo, quasi esordienti, che reggono benissimo la scena, molto brillanti, molto bravi e anche a loro modo divertenti. E il film è una commedia molto leggera, molto dinamica, brillante. Hai avuto esperienza tu con i ristoranti? Diciamo che a Milano quelli che vale la pena li ho provati tutti. Tu? Vorrei venderle questa melba. La merda. E secondo me funziona bene. Inaspettatamente mi è piaciuto molto. Non l'avrebbe mai detto Giordano. No, infatti. In realtà speravo che non lo dicesse, però vabbè. Era il colpo di scena della puntata, quindi... Ma non l'hai visto Giordano? No, ma io è come se l'avessi visto, guarda. È vero. Sì. Mai avere pregiudizi. Invece, no? Lasciando da parte l'Italia per un momento, c'è la commedia anche francese, che è Tutti pazzi in casa mia, di Patrice Leconte, che è un regista, diciamo, che si mette sempre alla prova con vari generi, appunto, e qui torna alla commedia con questo film, che è ispirato a una pièce teatrale francese, che vi risparmierò la pronuncia del titolo in originale, però sarebbe Un'ora di tranquillità. Beh, io la voglio sentire in francese. Purtroppo il francese proprio non è... Abbiamo finito. Ed è praticamente questo spettacolo teatrale che è andato fortissimo a Parigi, diciamo, per una stagione intera, e il protagonista era Fabrice Luchini, che è un altro grande attore francese anche di cinema. Il primo album di Nidjuar. Da anni aspetto questo momento. Quando ho iniziato la collezione ho pensato: il giorno in cui potrò ascoltarlo tranquillamente sarò un uomo felice. Possiamo parlare prima di metterlo? Ti dispiace? Proprio adesso? Qui invece è stato rimpiazzato da Christian Clavier, che abbiamo già visto nel Non sposate le mie figlie, la commedia francese di poco tempo fa, insomma, era molto, io l'ho trovata molto divertente, molto carina. E questa, diciamo che questa commedia continua un po' la scia della commedia francese riuscita, leggera, ovviamente, divertente. E la cosa che praticamente la trama è che c'è quest'uomo che è un po' egoista, egocentrico, insomma, che decide, cioè cerca di
ritrovare un'oretta tranquilla in una giornata normalissima, appunto il sabato, che lui dovrebbe essere la sua giornata, diciamo, di riposo, di relax. E, però praticamente trovare quest'ora libera sembra una missione impossibile, perché tutti, c'è cioè, la moglie, l'amante, i vicini di casa, l'operaio che fa i lavori insomma, in casa, e tutto, fanno di tutto per coinvolgerlo, cioè per riempirgli la giornata di imprevisti e di scocciature. Quindi ovviamente questa commedia, appunto, ha un montaggio molto serrato, perché succede sempre qualcosa. E Lino, quando abbiamo incontrato poi il regista qui a Roma, è venuto per presentare il film, ha detto che comunque rispetto allo spettacolo teatrale, qui ha scelto lui di dare, insomma, questo ritmo un po' più sostenuto alla storia. E quando, anzi, per la scelta del protagonista, ha proprio detto che, cioè, perché tutti ovviamente gli hanno chiesto perché non avesse coinvolto appunto Luchi Nico, perché dal teatro, insomma, avrebbe fatto quello che... Però, diciamo, l'attore ha rifiutato subito il coinvolgimento qui, però lui ha detto proprio candidamente, ho preferito così perché non ha, cioè, il protagonista a teatro non ha la stessa empatia che ha invece, che è riuscito a dare Clavier invece nel film. E infatti, perché c'è questo personaggio che comunque non è simpaticissimo subito, almeno nello spettacolo teatrale, invece al cinema, comunque, anche se è un po' insomma egoista, un po' negativo, insomma, tra virgolette, comunque alla fine diventa simpatico mano a mano, insomma, che ti fa pure un po' pena, perché ad un certo punto, perché non gli danno tregua. E comunque è una commedia, quindi, che ci si diverte, insomma, si ride, di intrattenimento, anche se c'è il finale che poi non svelerò, però comunque ha una vena un po' più malinconica. E comunque, secondo me, sì, è sempre quelle commedie francesi che, appunto, come ha detto pure il regista, sono sempre abbastanza universali per le tematiche che affrontano, mentre le nostre magari sono un po' più prettamente Italian style. Ci vuole l'assicurazione. Ah, io non posso assicurazione. Come non posso assicurazione? Ah, lei paga me in nero. Ah, sì, è vero, anche questo è vero. A me non ha convinto tanto. Allora, da amante del cinema francese devo dire che l'80% delle volte, l'80% delle commedie che vedo, che arrivano qui, non mi fanno impazzire. Diciamo che nel range del cinema francese, secondo me, la commedia forse è quella che fa un po' più fatica a riuscirgli bene. In più, Patrice Leconte, che comunque, insomma, regista che ha fatto lavori, insomma, sempre molto interessanti, a parte gli ultimi due un po' controversi, che poi erano Una promessa e film di animazione La bottega dei suicidi, che insomma erano stati magari un pochino meno in generale. Allora, la commedia ha sicuramente il punto forte di una scrittura, cioè di questi dialoghi serrati, che appunto prendono spunto dalla pièce teatrale, che ha avuto successo, e quindi evidentemente perché è scritta molto bene. Ci sono tutta una serie di la commedia si basa ovviamente su una commedia di equivoci, di contrattempi, di imprevisti, quindi tutta questa carrellata di momenti che porteranno il protagonista lontano dalla sua meta ultima, cioè quella di ascoltare questo album introvabile che ha trovato. Tutto ciò centrato su questo protagonista egocentrico, scontrosetto, e che quindi tutto il movimento narrativo si gioca su questo, la sua volontà di starsene tranquillo e la volontà invece degli altri di rompergli le scatole proprio in quel momento. E il fatto che provenga da una scrittura per il teatro, chiaramente al cinema non è mai proprio un vantaggio in senso stretto, nel senso che poi l'unica location e la contingenza narrativa di quello che accade sempre senza movimenti di fatto logistici, chiaramente crea una limitazione strutturale che, secondo me, rende in questo caso particolare il film un po' monocorde. Ovvero, ci sono delle parti carine, simpatiche, dove anche si ride e ci si diverte, però dopo un po' tutto il peso che poi alla fine questo protagonista, interpretato appunto da Christian Clavier, che pure comunque è bravo,
non riesce a sostenere comunque il ritmo di una commedia che alla fine rimane monocorde perché non si muove più di tanto dal suo epicentro. E quindi in generale non mi ha particolarmente entusiasmata, anche soprattutto perché appunto parliamo di Patrice Leconte, quindi comunque le aspettative sono un po' più alte di una commediola così tanto per. E quello che salvo invece è il finale, che appunto non vogliamo spoilerare, ma recupera un tantino, riscatta un attimo l'idea portante del film, che poi alla fine un po', fa un pochino più il punto sull'esistenza invece di ruotare un po' a vuoto su questi paradossi temporali e logistici invece su cui ruota fino all'attimo prima. Però insomma, a parte il finale un po' così, un po' diverso, cambio di registro, il resto del film non mi ha particolarmente entusiasmata. Allora, rimanendo in Francia, invece so che Giordano ha visto, perché io invece no, La legge del mercato. Sì, è il film che ha fatto vincere... Oddio, mi senti? Ok, il film che ha fatto vincere la Palma d'Oro al miglior attore, ha vinto l'Indonesia a Cannes, e parla un po' del mondo del lavoro moderno per un 51enne che ha perso il suo di lavoro e che cerca appunto di rimettersi in gioco in base a quello che il mercato offre, appunto, che non è tantissimo e non è neanche facile, perché sono tutti dei meccanismi un po' complicati, stage che poi una volta terminati non portano all'assunzione, e poi altri lavori dove magari c'è sempre chi è più giovane oppure chi comunque non considera la candidatura di un 51enne, e quindi fa un po' una denuncia, diciamo, su quello che è un problema anche in Francia, non solo da noi, portandolo, diciamo, a galla, forse, perché poi leggendo anche le note di regia su Pressbook dicevano che comunque è stato un film che doveva essere e ha, infatti, il tono di un documentario, perché anche gli attori che ne hanno preso parte, togliendo Vincent Lindon, sono attori che fanno più o meno i ruoli che fanno nel film, quindi impiegati che fanno quello che poi nel film dicono di fare, quindi è finto, però hanno cercato di farlo più verosimile possibile. Lindon è bravissimo, è veramente credibilissimo, e il film più che altro è una pagina reale poi della situazione. Funziona, nel senso che per quello che è, che dice di essere, per la funzione che ha, è un film che funziona. Chiaramente trasmette trasmette la condizione un po' disagiata del protagonista, nonostante sia un protagonista che lavora molto in sottrazione, nel senso non ci sono scene dove lui esprime il suo dolore, la sua sofferenza, però lo vediamo quando magari abbozza durante un colloquio, quando gli viene detto il tuo curriculum non va bene, rifallo, oppure piuttosto che magari questo non è un lavoro che fa per te, prova questo. Cioè, insomma, lui lo vediamo proprio nello sguardo, perché poi la camera spesso rimane stretta su di lui, oppure comunque sempre sul suo viso, e quindi vediamo proprio come se ci fosse una risposta che lui in quel momento vorrebbe dare, vorrebbe dire, però non se lo può permettere perché appunto non è in condizione di trattare. E quindi ecco, tutto il carico emotivo del film arriva proprio dalla faccia di Lindon, che per questo appunto secondo me è stato giustamente premiato a Cannes, perché è veramente bravissimo. Anche perché poi è dovuto entrare in un ruolo e anche avere da contorno gente che comunque quel mondo lo vive veramente, perché poi lui da attore magari può sapere, può essere informato, ma comunque dal di fuori. Invece lui ci è entrato dentro e è riuscito proprio a entrarci con tutti i vestiti, quindi a assumere proprio quello che potrebbe essere tranquillamente un 51enne comune francese. Ecco. Questo è, secondo me, è un grandissimo film, giustamente premiato lui come miglior attore, è un po', diciamo, la controparte al maschile, o con le dovute differenze ovviamente, del Due giorni e una notte di Dardenne, anche quello, insomma, apprezzatissimo, passato a Cannes, eccetera. Ed è una pagina drammatica perché racconta appunto
la situazione di un mercato del lavoro ormai orientato esclusivamente al profitto, al business, che non guarda più in faccia l'umanità delle persone, né di chi lavora e né di chi usufruisce del servizio. E qui The Silent Dawn praticamente interpreta un uomo sostanzialmente stretto tra la necessità di trovare un lavoro, cioè di portare dei soldi a casa per portare avanti la sua famiglia, e in più c'è anche l'aggravante di un figlio non propriamente autosufficiente, e dall'altra il fatto di interfacciarsi con un mondo del lavoro assolutamente ostile, ancora più ostile nei suoi confronti, che comunque è un cinquantenne con tanti anni di disoccupazione alle spalle e che quindi viene sempre bollato come inadatto, non abbastanza. Quando finalmente riuscirà a trovare un impiego sarà però un compromesso sempre altissimo da affrontare, che metterà chiaramente a minerà comunque la sua volontà di restare comunque una persona umana e non di dover sottostare a delle regole del mercato che invece disumanizzano, cioè, il tutto. E il film è straordinariamente pulito, assolutamente a fuoco, sono 95 minuti di totale immedesimazione con questa storia, questa storia così forte, dove appunto non ci sono poi tanti dialoghi. Il protagonista, come diceva anche Giordano, lavora tantissimo in sottrazione, cioè tutto nel suo sguardo, cioè il peso sta tutto lì, è un film assolutamente compiutissimo, che ha un po' il retaggio del cinema sociale migliore, cioè quello che comunque cerca di smuovere un po' le coscienze, di far vedere insomma delle pagine di attualità assolutamente drammatiche, e poi da lì insomma chiaramente si muove la riflessione, insomma quei film che vanno visti, ecco, senza se e senza ma. Un film politico, un film insomma militante, che appunto racconta la realtà della crisi economica, quindi del dramma della disoccupazione, ed è un film che lo fa con grande onestà, è un film che mi sento di consigliare, secondo me è diciamo il film che mi ha emozionato di più questa settimana insieme a The Walk, in modo diverso ovviamente, perché appunto racconta in maniera molto onesta quello che è il dramma familiare, il dramma di un uomo che si trova a dover fare i conti con dei dilemmi di tipo morale legati al mondo del lavoro, di cui lui stesso è una vittima. E Vincent Lindon è un attore che poco conosciamo in Italia, purtroppo lo conoscono benissimo in Francia, hanno fatto molto bene a premiarlo, e come dissi io, la classe operaia francese va in paradiso quando vinse la Palma d'Oro a Cannes, e quindi questo film merita soltanto la visione, anche solo per l'interpretazione di Vincent Lindon e per conoscere questo brillante attore che purtroppo in Italia è stato anche qui doppiato da Pannofino, che appunto non gli rende particolarmente giustizia, quindi se avete la possibilità di recuperarlo in lingua originale vi incoraggio a farlo. E per il resto è comunque un film che segue un po' quella che è la falsariga del cinema dei Dardenne, senza avere anche in questo caso i mezzi per poter appunto anche solo cercare di imitare o comunque di seguire quelle che sono le orme di due geni come i due fratelli belgi. È di conforto sapere che il mio regista è a un passo. Andiamo a cena? Ah no, sono distrutto. Meglio andare dritto a letto. Come stai? Bene. Lo faccio così per mantenermi alla recitazione. Ho idea che sia davvero molto duro. Duri lo diventano spesso. Ma è disgustoso. Allora, tornando alla commedia, invece finalmente esce, perché noi l'abbiamo visto a Venezia 71, quindi l'anno scorso, e Tutto può accadere a Broadway, che è la commedia, vabbè, in titolo originale She's Funny That Way, che è di Peter Bogdanovich. È una commedia molto, cioè, io l'ho trovata carinissima, divertente, delicata, elegante, insomma, è molto, molto, molto stile Woody Allen. E prima del cast troviamo Owen Wilson, Imogen Poots, e Jennifer Aniston, in una veste proprio... Forse, secondo me non è così brava lei è stata, tra l'altro. Chi? Cioè, è Jennifer Aniston. Questo film forse è un personaggio proprio, cioè, pieno di cioè, folle a suo modo, però comunque intrigante, di carisma, insomma, che
è abbastanza fondamentale pure nel film in generale, come per gli equilibri dei vari personaggi. Quindi beh, ultimamente poi lei tra Cake, questo, insomma, sta avendo un po' dei ruoli un po' diversi dal solito, che secondo me almeno può far vedere un po' pure insomma, un po' il suo talento, che c'ha un po' più varie possibilità, varie visioni rispetto alle solite commedie, insomma, che ha fatto nella sua carriera. E comunque beh, abbiamo quella storia praticamente di Imogen Poots, che fa praticamente una ragazza, appunto una prostituta, una escort, che ha il sogno praticamente di diventare attrice. In una notte incontra Owen Wilson, che praticamente è un regista teatrale, e non sa praticamente però che lui che lavoro fa, solo che praticamente dopo il loro incontro, sentendo insomma le aspirazioni di questa ragazza e tutto, lui di punto in bianco decide di regalargli $30,000 per permetterle insomma di lasciare un po' questo mondo, stile un po' Pretty Woman, insomma, come cosa, e seguire appunto riprovare almeno a fare l'attrice. E solo che praticamente il giorno dopo lei decide di andare a fare un provino, e si ritrova davanti appunto lui, che è il regista di questo spettacolo, e la moglie è praticamente il coprotagonista, attrice, insomma, sempre nello stesso spettacolo, e quindi cominceranno appunto una serie di equivoci e di relazioni appunto strane, insomma, tra i vari personaggi, un po' molto, insomma, molto alleniano come approccio. E il cast comunque è molto, è perfetto, insomma, per i personaggi che vengono appunto raccontati. C'è insomma una forte carica di ironia, e il ritmo è molto dinamico, insomma, coinvolgente, almeno diciamo nel panorama dei film veneziani ci ha regalato un po' una ventata di freschezza e di leggerezza. E poi che è la classica un po' romantic comedy ambientata a New York, dove New York diventa appunto uno scenario abbastanza romantico e accogliente, insomma, sempre con queste un po' alla colazione della Tiffany, vedete. E insomma, beh, mi è piaciuto molto. Ho avuto la parte! È fantastico, sono felice per te! Adesso è felice! Come sei depresso, mi spieghi perché? Non posso parlare, richiamami dopo. L'ho visto 2 anni fa a Venezia, per esempio, e ricordo che non... cioè che, diciamo, era un po' alternato, a ritmo alternato, cioè erano alcune parti in cui il film diventava divertente, altre in cui... sembrava quasi che si fermasse, poi riprendeva, poi si fermava. Quindi è una commedia che sì, ha delle linee alla Woody Allen, però ecco, non è molto continua, secondo me, a volte ha degli arresti un po' inaspettati, e non è che mi abbia proprio convinto tantissimo. Riconosco che è una commedia così, insomma, a tratti divertente, alcune cose geniali un po' messe così, però niente di così rilevante. Infatti forse è pure questo che gli ha permesso di arrivare dopo 2 anni forse in sala. No, però Stefano già ha armato l'arco. Non contraddire Giordano, che ormai sta puntando andando avanti senza che potevo contraddirlo. No, secondo me funziona, invece è una commedia che funziona benissimo, di cui ho apprezzato a Venezia proprio il fatto che non avesse cali di ritmo, ma funziona come un congegno comico oliato alla perfezione, che gira perfettamente per tutta la sua durata. E, secondo me più che, sicuramente qualche richiamo a Woody Allen c'è, ma secondo me sono in realtà neanche così tanti, perché poi il modello di Bogdanovich rimane invece molto di più la screwball comedy anni 30 e 40, quindi quella costruita veramente, mentre Woody Allen è più intellettuale anche nell'approccio ai personaggi, lavora su una comicità di tipo diverso. Qui siamo invece la comicità, non dico slapstick, però insomma la comicità fine a se stessa, che diventa funzione narrativa, e appunto i ritmi, i giochi anche di equivoci in cast, girandole delle coppie, le personaggi in qualche modo in uno spazio circoscritto che si insomma continuano a incrociarsi, scontrarsi, eccetera, è proprio tutto ripreso da Lubitsch, dalle commedie degli anni 30, da Hawks, Cukor. E tra l'altro Bogdanovich è proprio questo un genere su cui lui ha lavorato moltissimo, questo della riportare, come dire, in forma moderna
un filone come la screwball comedy che invece appartiene al cinema classico, perché già l'aveva sperimentato con E tutti risero, e soprattutto con uno dei suoi film più belli in assoluto, che era il film del 72, What's Up Doc, in Italia uscì come Ma papà ti manda sola, che fu stato anche il suo più grande successo di pubblico, che è un film divertentissimo, fra l'altro, che riprendeva un classico degli anni 30, Susanna di Howard Hawks, rifacendolo però all'interno di un albergo, che è un po' lo stesso meccanismo che Bogdanovich ha usato anche per questo She's Funny That Way, cioè uno spazio più o meno circoscritto, una serie di personaggi che hanno delle relazioni intrecciate e appunto si muovono in questa girandola di equivoci, di situazioni buffe, di colpi di fulmine, invidia, gelosia, eccetera, che secondo me intrattiene perfettamente per tutta la durata, con un cast tra l'altro diretto benissimo, nel senso che veramente Owen Wilson diciamo ai massimi livelli, insomma, è molto più efficace qui che in quasi tutti gli altri film che ha fatto. Jennifer Aniston, ho già detto, per me il ruolo, la sua interpretazione migliore vista al cinema. Ci sono tanti camei bellissimi o attori che recitano piccole parti in maniera molto efficace, Sybil Shepherd, c'è addirittura una sorpresa Quentin Tarantino, Michael Shannon, insomma, per me è un film da recuperare veramente per passare un'ora e mezza in pieno divertimento, consiglio davvero, insomma. Sì, è una commedia, secondo me la cosa che ho apprezzato di più è proprio l'eleganza, la classe, la finezza, proprio che vediamo, insomma, che a fare una commedia, cioè troviamo un autore, ecco, a fare una commedia. Secondo me questo qua è un punto di forza che differenzia questo film da tutte le altre commedie di genere, ecco. Comunque è molto molto riuscito e molto carino, fin da vedere. Europea, so che molti di voi l'hanno amato, io non particolarmente, devo dire, perché sono sposo lo scetticismo della critica americana, che appunto ne ha sottolineato una sceneggiatura abbastanza approssimativa e un ritmo che secondo me latita un pochino. Ovviamente gli attori sono bravissimi, Owen Wilson, Imogen Poots che io adoro tantissimo, peccato, insomma, è un ritorno di un maestro sostenuto anche dalla nuova Hollywood, da Noam Baumbach, da Wes Anderson, però purtroppo secondo me è una commedia a cui manca un po' di cuore, manca un po' di brillantezza, diciamo una sorta di Woody Allen un po' sbiadito. Per chiudere una parentesi più indipendente, diciamo, cioè, Stefano ed Elena so che hanno visto Le stazioni della fede. Vabbè, prima c'è un titolo, non so, polacco, non so, perché si chiama Kreuzberg, non so come si pronuncia, però onestamente non mi so azzardata, insomma, quindi diteci un po' non so neanche come si pronuncia Kreuzberg, non so, Kreuzberg. Vabbè, perdonami signore, perché io ho peccato. Le stazioni della fede era stato presentato a Berlino un anno e mezzo fa, aveva vinto anche il premio per la sceneggiatura, e un film diretto da Dietrich Brugman, più o meno, è un film estremamente interessante, è un dramma incentrato su questa ragazza, questa 14enne di nome Maria, che appartiene a una famiglia di cattolici molto tradizionali, nel senso un ramo del cattolicesimo che rifiuta le innovazioni introdotte dal Concilio Vaticano II, ma quindi pratica un cattolicesimo invece ancora legato a forme di tradizionalismo, anche proprio sia per quanto riguarda aspetti della liturgia, eccetera, la messa in latino e così via, sia anche per una serie di aspetti legati invece alla vita quotidiana, e qui si va dal non so, non ascoltare un certo tipo di musica perché è ritenuta, ma un certo tipo di musica, si parla anche del jazz, del soul, perché sono ritenute in qualche modo sataniche, con influenze sataniche, eccetera, una sessuofobia di livelli spaventosi, insomma, un atteggiamento conservatore che in qualche modo
cozza, crea delle difficoltà fortissime, crea un contrasto molto doloroso con invece la modernità, la quotidianità a cui siamo abituati. Questa ragazza Maria, che è in procinto di ricevere la cresima, vede in qualche modo una figura di padre putativo in questo sacerdote, padre Weber, che dovrà poi, insomma, che la sta guidando nel catechismo per la cresima. Ecco, questa Maria rimane molto colpita, quasi al limite dell'ossessione, dall'idea di sacrificare la propria vita a Dio, nel senso di raggiungere quasi una forma di ascetismo e sacrificare se stessa, la propria vita, quindi i piccoli piaceri della sua vita, per sperare in una sorta di miracolo. Cioè lei ha un fratello che soffre, un fratello piccolo che forse soffre di autismo, insomma non parla da quando è nato, e quindi fa questa sorta di sacrificio in cui lei rinuncia a tutto ciò che sono i piaceri o comunque insomma tutti gli aspetti materiali della vita, nella speranza che suo fratello riprenda a parlare. Ora, il film in realtà è costruito come una serie di 14 quadri che corrispondono proprio alle 14 stazioni della Via Cruci, insomma, della Via Cruci, le 14 tappe della fede nella Via Crucis di Gesù Cristo. E in questo senso disegna il film proprio un'imitatio Christi, calata però nella realtà quotidiana di una quattordicenne, quindi con i rapporti con i compagni di scuola, la situazione in famiglia, le lezioni del catechismo. Detta così può sembrare un film in qualche modo noioso, comunque, come dire, non accattivante. In realtà invece il fatto proprio di entrare nella realtà di questa ragazza, quindi vivere i suoi conflitti personali, però in piccole situazioni quotidiane che poi ciascuno di noi conosce, cioè l'interazione con i compagni di scuola, con gli amici, le prime cotte e così via, dà vita in realtà poi a un dramma di grande impatto e con momenti anche, secondo me, emotivamente molto forti. Questo senza mai forzare in senso patetico la narrazione, perché poi anzi la regia è estremamente rigorosa, cioè ci sono queste 14 tappe, quindi della durata di pochi minuti ciascuna, 6-7 minuti, 8 minuti massimo, ciascun capitoletto, ciascun tableau, in cui c'è la macchina da presa completamente fissa. Tra l'altro, dal punto di vista della recitazione, della messa in scena, un film abbastanza stupefacente, perché è formato tutto da questi piani sequenza di 7-8 minuti, veramente, in cui c'è la recitazione ininterrotta, situazioni di grande naturalismo nella rappresentazione, e non si calca mai la mano, ma si descrive proprio gradualmente questa ossessione religiosa che arriva poi a, in qualche modo, senza svelare troppo, ad opprimere, a soffocare e a portare verso l'autodistruzione questa ragazzina cresciuta in questo ambiente così particolare, che assume su di sé una missione in qualche modo che così esasperata, tant'è che poi c'è un poster molto bello, fra l'altro, del film, che la ritrae proprio il ritratto della protagonista, come appunto come Cristo, insomma, con la corona di spine. In questo senso sì, un film molto rigoroso nella messa in scena, con però una grande tensione emotiva, una grande tensione morale. Lo consiglio perché sarà distribuito in poche sale, insomma, immagino un film più di nicchia, ma è, secondo me, molto profondo, molto interessante e anche, a mio avviso, molto coinvolgente, nel senso non gli pesa il fatto la veste da film d'autore, da film sull'ascetismo, ma anzi riesce veramente a catturare l'attenzione e mettere in gioco anche in qualche modo lo spettatore, fargli mettere in gioco un po' le sue opinioni, ma anche dal punto di vista delle scelte morali della protagonista, pone delle domande, degli interrogativi interessanti, quindi... Il film l'ho trovato un film potentissimo, che ha non solo una messa in scena molto particolare, quindi, come diceva Stefano, appunto con questa geometria di questi tableau vivant che si seguono e che seguono il parallelismo tra la vita di questa ragazza, a partire dal primo piano sequenza dove scopre l'idea del sacrificio secondo questa visione oscurantista e fondamentalista di cattolicesimo, fino insomma a quella che sarà tutta la parabola appunto di Via Crucis sua, con tutti questi personaggi che le ruotano intorno, quindi da una madre assolutamente
noi diremmo degenere, nel senso che non si accorgerà minimamente, cioè, del buio nel quale sta sprofondando la figlia, cioè, è un padre che non parlerà mai se non, insomma, alla fine. E l'unico sostegno in questo viaggio solitario di questa ragazza sarà questa Bernadette, tra l'altro un nome appunto non scelto sicuramente non a caso, che cercherà di fare un po' di luce, insomma, su quello che sta diventando l'ossessione della ragazza, che appunto, essendo cresciuta in questo ambiente così cupo, non vede altre vie di fuga. Persino la proposta di un suo compagno, che insomma sarà carino con lei, di andare a cantare diventerà una tragedia inarrabile, secondo i dettami insomma, di questo video. Appunto, la musica soul ha influssi, sì, satanici. Il gospel e soul hanno influenze sataniche. È il gospel, quindi, capito? Esatto, è proprio il Vangelo, la musica del Vangelo. Quindi assolutamente, cioè, inquietante. La cosa proprio bella di questo film è che ha, al di là di questa... di questa messa in scena asettica, perché in realtà c'è una regia che appunto sposa una geometria perfetta, precisa, rigorosa, quasi distaccata. C'è però nel film anche un sarcasmo, una sottile ironia, che però mette ancora di più alla luce, in risalto, questa disparità tra il mondo come lo vedono loro e il mondo reale. E questo sarcasmo, che poi appunto sfocerà anche nel finale e darà veramente la stoccata finale a questa critica ferocissima, che poi alla fine il film è, cioè, una critica feroce a una fede religiosa che però mangia qualsiasi altra cosa, cioè non... diventa poi incapace di vedere persino, cioè, la sofferenza di una 14enne che poi è, nel caso specifico, tua figlia o appunto una compagna di classe o un'alunna. È un film assolutamente da vedere, perché oltre a essere molto molto originale, ha contenuti molto forti, perché comunque solleva, insomma, delle riflessioni necessarie e anche molto, molto importanti. Ed è anche in realtà molto, molto fluido, molto, molto scorrevole, perché poi sceglie comunque una chiave narrativa che non è pesante, tra virgolette, quindi assolutamente consigliato anche dal mio punto di vista. Un film molto interessante, con un grande rigore formale, diciamo, è quasi uno studio del fanatismo religioso, ed è un film molto forte e quasi traumatizzante. Si assomiglia molto allo stile asettico di Haneke, senza però raggiungere quei livelli di maestria, ovviamente, e mantiene quella freddezza che è tipica di registi tedeschi minori. In questo caso, insomma, io prediligo un cinema un pochino più caldo, un pochino più avvolgente, però non è un film, insomma, da sottovalutare, perché è un film anche molto importante da un punto di vista proprio sociopolitico. Diciamo grazie a tutti di essere stati con noi, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Mi raccomando, sempre con le stesse inquadrature dietro, perché sennò poi noi qua rimaniamo. Ecco. Una cosa più virtuosa la prossima volta. Oggi lo puoi, almeno così. Vabbè, varieremo. Ciao. Ciao. Ciao.